Eccoci qua, siamo in piazza centrale di Mérida. Come sistema per la sana distanza hanno messo tutti questi vasi con le piante in mezzo alle panchine. Adesso andiamo verso il Paseo de Montejo, la zona in assoluto più bella di Mérida. E poi direzione stazione degli autobus per comprare il biglietto per la destinazione di domani. Una bella passeggiata di 3 km a piedi, ma non ci si accorge neanche perché si viene proprio rapiti dalla bellezza, dei colori della città, e quindi non pesa fare 3 km, pesa forse un pochino perché ci sono più di 30 gradi, quello sì. Bella, e oltre a essere bella, anche veramente sicura e pulitissima questa città. Se non sbaglio è una delle città più sicure al mondo. Ed eccoci qui di fronte al Museo di Antropologia della città di Mérida, la città bianca. Questo è il Paseo de Montejo, il viale più bello in assoluto della città di Mérida e probabilmente anche di tutto il Messico. Adesso andiamo a fare un giro fino in fondo alla via. Cerchiamo anche un bancomat perché sono rimasto senza contanti. Andiamo insieme. E siamo al secondo tentativo fallito di prelevare. Sono rimasti probabilmente tutti senza contanti. Andiamo avanti. Sono veramente belli. È un viale veramente pulito. Questa mattina c'erano gli addetti alle pulizie, prima delle 8, pulivano tutto. E sono degli edifici veramente, veramente belli. Non mi ero accorto, tra l'altro ho visto che era parecchio deserto, sono passato su questo bellissimo viale questa mattina, l'ho percorso tutto, ma verso le 7:30, prima delle 8 di mattina. Adesso sono da poco passate le 9, vedo che si sta piano piano animando. Venditori ambulanti che dispongono e espongono la loro mercanzia per terra, e questo è veramente un viale, è il viale degli edifici storici più belli in assoluto. Guardate questo alle mie spalle. Ora ormai trasformati tutti o in banche o in Starbucks o in piccoli musei. E qui ci troviamo in fondo al viale Paseo de Montejo, dove c'è il monumento alla patria. Ora vediamo di girarci attorno.
adesso troviamo un angolino riparato dove poter alzare il drone sopra il Monumento alla Patria, qua in fondo al Paseo de Montejo, e poi via, impacchettare velocemente. Non che sia illegale, ma ho sempre un po' di ansia quando volo, specialmente in centro città. Buona visione! E questa è la vista dall'inizio alla fine del Paseo de Montejo. Ora andiamo a vedere quel bel albero di Natale lì. E probabilmente questo video lo pubblicherò fra un paio di settimane, ma oggi comunque è il 25 di dicembre, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti per il tempo che sempre mi dedicate. Buon Natale a voi che siete in famiglia. Sì, sono quei giorni in cui viaggiare da soli un po' da fastidio, più che dar fastidio, manca sicuramente il pranzo in famiglia e tutto. Però come sempre non penso a ciò che mi manca, ma godo di quello che ho. Buon Natale a tutti! Ed eccoci qui in Mérida, in una stradina anonima e oscura della città, in direzione centro. Sto per andare a cena in uno dei più bei ristoranti storici di Mérida, con la figlia del proprietario dell'ultimo appartamento che ho affittato in Valladolid. Beh, sono sicuro che sarà una bellissima serata. Oggi è il suo compleanno e l'ho invitata a cena per farle un regalo, visto quanto sono stati gentili e dolci nei miei confronti. E niente, vi aggiornerò dal ristorante. Sarà una via anonima e tutto, però guardate che spettacolo dietro di me. Ma Mérida sorprende, ad ogni angolo sorprende, è una città bellissima. Al di là di essere la capitale della regione, dello stato, dello Yucatan, è veramente uno spettacolo. Mi sento assolutamente sicuro a camminare per queste viette oscure. E poi, di chi posso avere paura? Sono il numero uno, non temo nessuno. Sempre con rispetto, ma senza paura. Mi abbasso perché qua portano gli alberi ad altezza messicana, quindi se sei più di 1,70 m, cocci. Ciao ragazzi, ci vediamo al ristorante. Ed ecco voi un mio amico qui in Messico. Siamo conosciuti su una panchina e adesso mi ha invitato a ascoltare una Cielito Lindo. Direttamente al contrario, signor. Claro, gracias, hermano.
nella Sierra Morena, cielito lindo viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando, ay, 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 ay. Se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¡Sí, señor! Ese lunar que tienes, un cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Gracias, hermano. Gracias.